Mister Simone Ricci, timoniere della Castelfrettese, prima gara casalinga della stagione dopo due trasferte consecutive, 1-0-0 in una gara molto equilibrata dagli alti valori soprattutto agonistici ma anche tecnici contro la Filottranese. Sì, una partita molto, molto difficile, molto tattica e primo tempo, i primi 20 minuti sicuramente hanno approcciato la gara meglio di noi e poi siamo venuti fuori. Il secondo tempo è stata una partita molto bloccata e abbiamo avuto un'occasione con Capitani, poi alla fine abbiamo rischiato anche di perderla, quindi alla fine penso, guardiamo l'aspetto positivo che è stato quello di non aver preso gol, di continuare comunque sia una striscia positiva e andiamo avanti. Terza partita di campionato, 5 punti, quindi terzo risultato utile. L'aspetto positivo è non aver subito per la prima volta gol. Sì, non abbiamo preso gol e comunque sia, ripeto, una partita molto difficile e come tutte. E adesso recuperiamo le forze perché è stata una partita con molto, molto dispendio e poi pensiamo alla sfida di sabato che sarà altrettanto dura. È stata una settimana positiva anche per la vittoria in Coppa Marche contro il Borghetto per 2-0, dove hanno dato un segnale importante diversi giocatori meno utilizzati in campionato e tanti giovani, alcuni dell'Under 19. Sì, mercoledì abbiamo fatto un'ottima partita, comunque sia siamo una squadra tra virgolette lunga e dove tutti possono ritagliarsi il proprio spazio e sicuramente è stata una risposta positiva mercoledì. E quindi siamo contenti di aver passato il turno. C'è la prima stagione alla Castelfrettese, una società reduce dalla mara retrocessione della promozione, è la stagione della ricostruzione, quale obiettivo ti sei posto? Ma sicuramente innanzitutto ho trovato una società molto organizzata e siamo partiti con un progetto nuovo e l'obiettivo è quello di diventare una squadra e non porci tra virgolette obiettivi, nel senso guardare partita per partita e poi a marzo vedremo dove siamo e quale obiettivo dovremo andare ad attaccare. Una parola sulla tifoseria, splendida sia in casa che in trasferta, oggi il debutto al Fioretti ha garantito supporto e calore dal primo all'ultimo minuto. Ma penso una tifoseria di altre categorie, siamo orgogliosi di avercela e sono dei ragazzi spettacolari che ci danno una mano sia in casa che in trasferta e sicuramente abbiamo come obiettivo di regalargli una grande soddisfazione e ogni sabato giocheremo sicuramente alla morte tutte le partite anche per loro, soprattutto per loro. Oggi a Fioretti si è vista una grande squadra come la Filottranese in un campionato ricco di avversari importanti e quotati. Ma sicuramente in campionato difficilissimo ci sono 7-8 squadre che possono vincere, quindi ogni partita sarà una partita dura, difficile e noi dovremo farci trovare pronti. Grazie e in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Grazie a voi.